Presidente, perché è importante che le aziende della cosmetica siano presenti qua a New York, a Cosmopac? Allora, malgrado il periodo di transizione anche di questa particolare manifestazione, che vede la sua terza o quarta edizione, insomma, però è un anno di transizione per varie ragioni, credo che sia molto importante partecipare negli Stati Uniti. In questo paese che c'è vicino, perché poi in fondo il lifestyle italiano è molto apprezzato, ma viene soprattutto anche apprezzata la nostra creatività, la nostra capacità anche di fare una ricerca con molta innovazione, ed è un mercato molto ricco ovviamente, quindi lo spazio per tutte le nostre imprese è decisamente grande. Consideriamo che abbiamo una crescita importante, oltre il 30% annuo di crescita su un mercato di questo tipo, che oggi è il terzo o quarto mercato per noi di esportazione a livello di aziende italiane. Diciamo che però possiamo fare molto molto meglio, siamo sotto il mezzo miliardo di fatturato e quindi diciamo che gli spazi per un'esportazione molto più consistente ci sono. Spesso l'azienda italiana, che è medio piccola, ha una difficoltà a fare export, ha una difficoltà storica, un po' le istituzioni non aiutano, oggi noi stiamo lavorando comunque al fianco sia del Ministero dello Sviluppo Economico, anche tramite la ex ICE, quindi ITE, cioè per cercare di aiutare, finanziare, di dare sempre maggior supporto alle imprese, però diciamo pure che insomma si potrebbe sempre fare meglio. Ora, che cosa possono fare le aziende? Le aziende devono intanto capacitarsi del fatto che la cosmetica italiana è molto apprezzata nel mondo, abbiamo quindi questa grande qualità intrinseca. Consideriamo che se oltre il 60% del make up viene prodotto in Italia e rivenduto con brand terzi, spesso multinazionali o mondiali, questo vuol dire che il nostro Made in Italy viene riconosciuto come un punto di forza incredibile. Quindi bisogna far conoscere sempre di più la nostra unicità, direbbe Philip Kotler, padre del marketing, del Unique Selling Proposition, cioè quindi quelle unicità che sono all'interno delle nostre singole aziende. Sono tantissime, proprio per questa creatività e per questi investimenti. Saranno